Sanginella, buonasera, benvenuti. Ciao Amadeus, amore, un bacio, mi sei mancato. Pure tu. Guarda, tutti voi mi siete mancati ultimamente. Sanginella. E dove mi sei approdato? A diciamo Ponte dove Cagnano. Siamo Ponte Cagnano. Insomma, ci siamo spostati, siamo venuti un po' più vicini a noi, un po' sì, vicini a noi, alla un po' nostra più civiltà, nel centro cittadino. Bellissima questa. Splendido, guarda, ti posso dire una cosa? A parte la location dentro, che state per vedere, è veramente meravigliosa. Ma anche questa traversina dove ci troviamo, diciamo esattamente la via qui. Questa è via Budetti 68, a Ponte Cagnano, Faiano, Salerno, chiaramente. È carinissima, solo che arrivi in questa traversina. L'hai fatto tu? No. Cosa... No, no, sarei stato troppo perché bravo. Già dentro mi hai detto che hai fatto tutto tu in 3 mesi. Poi vedrete che cosa è stato capace di fare il nostro dentro Amadeus. Dentro sì, fuori qua no, era fuori già così, no. L'abbiamo è solo un po' ripresa. È carinissimo. Ti piace? Sì, da morire. Speriamo che ti piaccia pure loro. Allora, ragazzi, Sanginella. Ciao belle, da quando mai? Direi che siamo per vedere Sanginella, sì. Eccola qua, la nuova Sanginella. Entriamo. Buonasera a tutti. Allora, devo dire, Ale, il tuo volto già è rassicurante. Grazie, gentilissimo. Non so se c'ha questo viso d'angelo che tu lo vedi e dici, poi in realtà ve ne commino. Però guarda, c'ha un viso rassicurante. Siccome io poi sono una buona forchetta, arrivo qua e mi vedo queste meraviglie. Antipasti tutti preparati, esatto, questa sera, facciamo tutto al momento. Le verdure, amo un sacco di... Vabbè, io sono una buona forchetta, quindi diciamo adesso noi... mi devi rassicurare davvero, eh? Sì, certo. Non è facile accontentarmi. Infatti, ma lo chef deve accontentare sempre un po' tutti, diciamo, dai. Esatto. Sì. Allora, vai, spara subito le prelibatezze, il piatto allora, che va di più, voglio sapere tutto. Noi come piatto di punta abbiamo le pennette gratinate. Diciamo che è un piatto che viene fatto con i frutti di mare, con una panura particolare, diciamo un piatto mio proprio, che faccio?
Poi puntiamo molto sugli antipasti, sulla carne e sul pesce alla griglia, ovviamente. Buono, abbiamo la brace a vista qui in sala, quindi diciamo che noi punteremo molto sulla carne e il pesce alla griglia a vista. Questa è un'altra cosa che io adoro, per l'appunto avere le cose a vista. Non solo, vedo anche lì l'angolo pizzeria, vabbè, sì, ovviamente l'angolo pizzeria è abbastanza solito, però avere le cose che si fanno così alla griglia a vista è splendido. Sì. Avere questi antipasti a vista che uno magari si può anche servire da solo. Esatto, infatti, esatto. Diciamo che la trasparenza è il nostro punto di forza. Esatto. Noi vogliamo offrire ai nostri clienti piatti genuini, semplici, sì, e serviti, diciamo, esatto, in un modo particolare. Una garanzia anche, posso dirlo, di igiene, non c'è, cioè è importante anche al questo. Al primo tu posto, lo vedi. Sì, lo vedi, al primo posto è l'igiene. Noi ci teniamo che i nostri clienti vengano e si rendano conto che questo, esatto, è un locale pulito, ordinato e dove trovano persone molto accoglienti, partendo dal nostro metro in sala generoso. Quindi tutti i punti a nostra forza, diciamo. Esatto, ci puntiamo tutti proprio tutti su questo, sì. E poi ovviamente è invitante, perché qui vedi questi bei piattini, poi vedi come ti preparano la carne, esatto, e poi mi parli un po' di tutti i primi piatti che avete, perché sono una ghiotta, sì, di primi piatti. Sì, piacciono. Allora, ti ho detto le pennette gratinate per iniziare, ma facciamo anche ravioli fatti in casa, lacane e ceci fatti in casa. Puntiamo... pasta fatta in casa? Sì, ovviamente. Madonna. Tutta pasta preparata da noi qua al ristorante, poi i ravioli ripieni con ricotta, gamberetti, vabbè, tutte cose sfiziose e particolari. Mi vuole prendere per la gola quest'uomo. Lo chef deve prendere per la gola, per forza. E a San Valentino li prendiamo, San Valentino, per la gola? Sì, a San Valentino. Qualcosa abbiamo... di afrodisiaco, esatto, ci vuole a San Valentino. Abbiamo organizzato questo menù che parte da una degustazione di antipasti sempre misti, con poi due assaggi di primi piatti, sempre inerenti a San Valentino, ovviamente, e poi facciamo questo dolce particolare, un tortino al cuore bianco, proprio per San Valentino, e per finire poi giustamente con la serata, la musica accompagnata, che accompagna un po' a tutti. Perfetto, insomma, voi innamorati che state ancora lì a pensarci su, io direi che non c'è più da esitare, io mi ci butterei sopra così la zannerei anche cruda, solo a guardarla. Al sangue, sempre buono, al sangue, la buono, carne consigliatissima, mangiate la carne al sangue che è buonissima, soprattutto fiorentina e filetto. Insomma, consiglio. Lui, questo viso d'angelo, è un sinonimo di garanzia, sempre. Fagli vedere le mani che preparano i manicaretti, queste sempre mani prepareranno tanti manicaretti, perché entra l'arte, esatto, no, entra. Ma perché questo vuol dire che tu ci metti proprio l'anima, la passione, esatto, la mia vita è la cucina, e quindi anche la carne ci metti, carne, le carni, le tue carni, bellissima la carne. Molto importante. E visto che stiamo in periodo sanremese, tutta l'Italia canta, canti anche tu, che ci canti? È di Vasco Rossi, è l'unica che ricordo. Ok, vai. Ma io devo cantare. Intona. No, se, non... ma magari cantiamo no insieme, però non la so, quindi proviamo, vai. Ehi, vuoi da bere? Vieni qui, te lo dico sottovoce. Amo te, quella che non chiede mai, non se la prende se poi sono stonato come una campana. No, ma poi fai proprio come Vasco, sì, vai, continua, continua. Se la prende se poi non l'ascolto. Ci abbiamo provato, dai. Buon appetito. San Ginella, vi aspettiamo. San Ginella, che buon odore che hai, che buon profumo che hai. Ci credo, c'è quella fiorentina lassù, che fame. Io sto lì che guardo queste pietanze. Conservamene un po'. Praticamente me ne sto mangiando con gli occhi. Io ho una fame, mi è venuta una fame. Però devo dire la verità, non è soltanto quella. Che ho buttato un altro pollocchio più in là e quelle pizze hanno un aspetto strepitoso. Io amo la pizza bianca con le verdure. A me è un po' tutti i tipi di pizza. Purché, purché pizza sia buona, è la pizza è buona, la cosa importante. E poi deve essere buona anche l'impasto, deve essere fatto in modo giusto. Sì, io non giusto ti so spiegare tutto come funziona. Soffice, croccante al punto giusto. Cioè il nostro prodotto pizzaiolo deve essere che... buono, la levitazione, è importante la pizza. Ma può fare la pizzaiola tranquillamente. Conosci tutte queste cose. Sono tutti segretucci. Madonna mia. Senti ragazzo, ma io ho visto allora, che tu qua dietro mi hai messo la console. Per forza, scusa. Un DJ non sa può farne che, a meno. Sicuramente, perché nel mio locale c'è musica sempre a 360 gradi. Esatto. È importante
importante anche questo, ti capita che vai in dei posti, che poi dei ristoranti, e vedi che non c'è manco un po' di musica di sottofondo? Ma io non riuscirei neanche a cenare. Ma neppure a casa, sai, perché a casa, che ne so, accendi la televisione, io non riesco a vivere senza musica. Sempre la musica, sempre. La musica è vita, esatto. È calore. Ti trasporta, energia, viviamo sì. Noi con un sottofondo musicale. Decisamente sempre. Nel mio, almeno nel mio ristorante ci sarà sempre musica, sempre. Sa che qualche volta poi non si cimenta anche lui, ci fa sentire qualcosa. Sì, sì, è proprio in programma una serata in tema qui. Non puoi resistere. No, faremo una sorta di ripasso un po' degli anni 80, 90 con alcuni DJ storici del Salernitano, per cui la sto un attimino carino, organizzando. Non soltanto tu. No, saremo almeno in 4-5, per cui ci sarà tutta un buffet appropriato alla serata. Cosa vuol dire mettere tra le mani, non diamo ancora la data, di un buon DJ un ristorante del genere, e dare quel tocco in più, quella caratteristica che farà la differenza. Ma poi un DJ, scusa. Esatto, ma poi mi piace tanto anche questa sorta di privé che vedo lì sopra. Hai visto quanto è carino? No, comunque devo dire, qui è tutto carino, proprio nel dettaglio, la particolarità. Ma mi dicevi che hai fatto tutto tu, 3 mesi ti sei messo qui, ti immagino. Non lo diciamo, con questa salottetta bianca. Bravo. Da muratore, con tutti gli schizzi, tutti questi schizzi di pittura sopra. Che ho fatto, non puoi capire, ma comunque in ogni caso ci siamo riusciti, abbiamo creato un bel ambientino. È il risultato quello che conta, il risultato è perfetto. Siamo riusciti a fare una cosa abbastanza lineare e carina, esatto. E questo è l'importante. Ho parlato anche un po' con il tuo chef, mi parlava un po' di tutte le bontà che avremo, tanti primi piatti, soprattutto la chicca e il piatto, la chicca pasta gratinata. No, ma la chicca in assoluto, aspetta. La chicca in assoluto è avere lui qui. Esatto. Questa è la chicca, questa è la nostra chicca. C'è proprio il viso rassicurante. Poi lui si divertirà come lui sa fare molto 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 bene, per cui ci farà divertire mangiando. Esatto, e a questo punto ci dici anche quando siamo aperti, quando siamo chiusi, così allora, non... Noi siamo chiusi il lunedì e siamo aperti chiaramente dal martedì alla domenica. Chiaramente fine settimana tra giovedì, venerdì e sabato c'è sempre una serata a tema per quanto riguarda alcune serate. La domenica invece siamo aperti anche a pranzo. Okay. Anzi no, perdonami, mi sono confuso. Noi siamo aperti anche a pranzo dal martedì al sabato. Sì, perché qui ci sono una serie di uffici. Cioè, dal martedì alla domenica, vuoi dire? Sì, dal martedì alla domenica. Siamo aperti anche a pranzo e a cena. Sì. Solo il lunedì ci riposiamo a pranzo e cena. Solo il lunedì. Fateci dormire. Brava, il lunedì ci riposiamo. Perfetto. E poi tra non molto partiranno anche una serie di happy hour in prima serata, intorno alle 19. Stiamo organizzando un po' di happy hour in prima serata dalle 7 alle 9, 9:30, 21:30. Con un po' di musica appropriata. Sì, ci sarà un DJ che e metterà musica. Qualche aperitivo simpatico, perché con le nostre spalle c'è anche una buona. In spagnolo è la barra dei cocktail. La barra dei cocktail. Il bancone bar. Di cocktail da sviluppare, da preparare. Ma loro per raggiungerci vogliono sapere dove siamo. Allora. E poi ti vogliono chiamare. Noi siamo a Pontecagnano Faiano, via Budetti 68. L'info line è il 392 19 50 778. Insomma, tu cerca la traversina più bella di Pontecagnano e ci trovi. Entri dentro e trovi il ristorantino. È un porticato antico molto particolare dove... Vi aspettiamo per divertirci insieme. Ah, dimenticavo, il locale, no, a parte l'infoline, il locale è disponibile per qualsiasi tipo di festa privata dal martedì al giovedì. L'infoline, lo ripeto, è 392 19 50 778. Noi vi aspettiamo. San Ginella, lo troviamo anche su Facebook. Sì. Ristorante San Ginella. Vi aggiorniamo noi, se ci sono eventi, quando c'è l'happy hour, noi teniamo costantemente tutto aggiornato, quindi vi aspettiamo numerosissimi. Sanremo. Già lo sai, è nell'aria. Dai. Voglio cantare con te, io so che tu sei abituato a mettere musica. Ma io la musica la metto, ma non la canti. No, questa volta per noi devi cantare. Che cosa cantiamo, vai. Madonna, che canto Pellegrini. Sotto la doccia. Ma canto, tu sei l'unico. Unica donna per me. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. La dedico a mia moglie che è lì. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me.
tu sei, ah sì, tu sei l'unica donna per me. Vabbè, magari poi se glielo dici in camera non scappa. No, ma lì la leggo proprio, capito? Non può scappare. Ah, ecco, adesso ho capito il segreto, come ha fatto a conquistarla. L'ha legata. Vabbè, noi non vi leghiamo alla sedia, non ce ne sarà bisogno. San Ginella, resterete stupiti, stupefatti.